Oggi ragazzi sento che mi arrabbierò molto perché andremo a fare la reazione al player più pingato di Fortnite. Chi mi conosce sa che gioco con il 4G del telefono. Odio i connessionati. Faccio ghost hit sempre. Odio i connessionati. Mi prendono attraverso tutti i muri. E odio i connessionati. E mi prendono qualsiasi muro a primo tentativo. Quindi vedere la gente con zero, meno zero di ping, cosa è impossibile, ma probabilmente sì, da quello che mi ha detto Xela. Raga, io sono già arrabbiato. Neanche so. Vado a prendere la Xela. Aspetta un attimo. Vado a prendere la mazza e torno. E niente, raga, non la ritrovo più. Mi dà un fastidio. Perché volevo utilizzarlo, mi dovevo sfogare in questo video. No, fra, meglio così, fidati che dopo spaccavi tutto. Questo video poi non è proprio adatto. Allora, fra, io quando l'ho visto ho detto ok, lo devo portare da Diego. Cioè, bravo, stronzo, vabbè, vai. Ancora prima di pensare di buildare il gioco, già li ha buildato. Cioè, è sovraumano questo tizio. Cioè, il ping è sovraumano, zio, vede la gente ferma, andiamo. No, niente da togliere a lui, lui è tipo un mostro, è uno dei player più forti che abbiamo visto, ma in più anche la connessione assurda, cioè, frate. Vabbè, fra, tu devi valutare un player con 60 tipi, guarda che gli è entrato un 161 così, ok, no, vabbè, forse mi hai condizionato troppo. Lo so che è forte, ci credo, ma a 1-0 di ping, raga. C'è server dentro casa. Cioè, è forte, però fra, allora, fra, parliamo. Le cose mille volte prima, hai visto? Appunto. Sì. Spiego cosa succederà, Xela. Praticamente gli avversari neanche lo vedranno uscire che già avranno preso l'hit. Funziona così per il ping su Fortnite. Sì, e so, la gente non può viaggiare nel tempo. Che ne sa che l'avversario sta uscendo in quel momento, soprattutto se cioè... Ok, prende tutto. Tutto. Vabbè, guarda, fra. Tutto il primo colpo. Primo colpo. Allora, purtroppo tutti i giochi sono ping simulator, ma Fortnite di più, fra, perché ci sono le build. Sì, sì, assolutamente, ma è fatto così. Ma il problema è che niente da togliere a lui, lui è fortissimo. Sì, eh. Sì. Però la gente, cioè, se trovi uno così, tu non puoi fare niente. No, più che altro. No, Diego tratti la abusione nello shop, compare. Diego, non ci provare. No, comunque, raga, sono tiltato, porca miseria. Vi giuro, succederà spesso. Ok, un altro. Ah, giochiamo un attimo di tregua. Cioè, è bravo, eh. Vabbè, questa all'istante si vede, li edita tutto all'istante, sì, va bene, sì, grande, è gran cosa, beato lui, l'avversario questo è un bot. E gli entrano però tutte le hit, gli entrano tutte le hit, voglio vedere con la R, zi, ok, con questo ok, ma voglio vedere con la R, doveste spammare, voglio vedere se riesce a far ghost hit, ma non penso, fra, a zero di ping fisso. Sì, ma tu non guardare il ping fra il delay, cioè si vede proprio a meno di zero secondo te. Vabbè, ma questo è rincoglionito. Allora, non capisco, non capisco se gli avversari sono rincoglioniti o lo vedono dopo. Perché ti spiego, fra, ti spiego la cosa del ping. Allora, c'è pure un'ottima mira comunque lui, eh. Cioè, però la mira è sempre una conseguenza del ping, fidatevi, raga. Sì, ok, ma la mira è sempre una conseguenza del ping. Io sono tiltato per questa cosa perché prendo le hit attraverso i muri, magari li sparo, li entro dentro al box. Ma questo è un pesce. Un pesce Ciris. Comunque, stavo dicendo, ragazzi. Sapete quante volte io entro dentro i box e porca miseria non mi spara il pompa, mi cambia arma? E magari ci prendo l'hit. Per il ping, ok, che non è colpa degli altri, è colpa mia. Perché qua dove abito non c'è una connessione, gioco con il telefono. Però mi sembra pure un po' esagerato Fortnite. Cioè, dà un vantaggio clamoroso a chi ha il ping buono. Ma che lobby è comunque, raga? Cioè, io vi giuro, non capisco. No, vabbè, gente. Allora, no, fra. Vabbè, guarda, qualsiasi cosa pensa di fa, già l'ha fatta. Vabbè, grazie, sì, basta incontra bot, fra. Cioè. Sì, quello sì. No, ok, questo è forte. Vediamo, questo qua è forte. Vediamo un po'. L'avversario è forte? Ok, bel prefire. Questo sembra forte. Cioè, più che altro, questo lui è forte, ma è pure sicuro di sé, fra. Perché state a prendere i muri, sta che lì te li entrano. Cioè, può giocare come gli pare. Cioè, beato lui, un applauso a lui. Beato lui, per favore, che gli va. Beato lui, cavolo. No, ma il punto è che non devi guardare solo il numero che sta scritto lì in alto a sinistra. Ho capito, senso, Xe, ma... delle partite sue, dove praticamente lui faceva addirittura 20 di ping. Il punto è che... Sì, ma prende in giro l'avversario, già sta cosa non va bene, zi. Voglio vedete con 60 di ping, voglio vedete. Fortissimo, zi. Però è forte, fra. Fortissimo, è fortissimo. Però fidati, Xela, che un player normale, decente, con zero di ping, sembra più forte di quello che è. Perché te l'ho spiegato, succedono mille cose, porca miseria, mille cose. Raga, se lasciate 200 like lo faremo vedere a Tompi, che è il più forte del team. E anche lui ha una connessione pessima in questi giorni, ci rosicherà tantissimo. Soprattutto perché lui conosce tutte le tecniche come... Ma pure Xela in realtà c'ha un ping bruttissimo sto periodo. Ha cambiato connessione ma fa più schifo di prima, vero Xelo? Abbastanza, però non si dice lì. No, vabbè, lasciamo stare. Beato lui, zi, veramente beato lui. Più che altro, come ho detto, c'è la sicurezza del ping. Gli entra qualsiasi cosa, prende qualsiasi cosa. Non lo prenderanno mai attraverso muri. A me prendono attraverso le mie build. Lo sapete qual è? Perché la gente mi vede che non ho buildato ancora. Perché nel server non è partito il colpo. Capito? Quando io holdo, magari, il muro, me lo prendono subito e i colpi passano. Quando lo provo a fare io, mai, mai, zi. Mai, porca miseria. Ha un tempo di gioco in anticipo, zi, punto. Forte, sì, non forte. Poi certo, con sto ping, con zero di ping. Fatemi sapere nei commenti.
quanti quanto avete di ping, se secondo voi è così come la penso io. Sì, raga, per forza, fidatevi. Vediamo ma... come se la gioca adesso che non è niente. Ok, sì, sa, gioca bene perché è forte, fra, ma uno così, così, allora fa. Certo che ha voglia di giocare, di allenarsi, di migliorarsi, fra. Cioè, voglio sapere nei commenti la gente quanto ha di ping. In Italia ci sarà gente con zero, tutti quelli del nord, sicuro, di Milano, eccetera, perché c'è un server. C'è un sotto server in realtà a Milano, non c'è un server, ragazzi. Sì, 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 ma quanto ci scommetti che chi ha zero di ping a Milano comunque è meno connessionato di lui che è americano. Ma sì, sì, ma ci credo, ci credo. Americano, senza ombra di dubbio. È americano? Io non conosco niente, raga, la prima volta che me lo fa vedere Xer. È americano, sicuro, Xen? No, americano per modo di dire, dovrebbe essere di Londra. Ah, allora gioca nei server europei. Okay, comunque, okay. Sì, sì, è comunque europeo, però... È fortissimo, zio, ma ha vinto qualcosa? Sì, sì, ha voglia, fa tanti tornei, è molto conosciuto lì. Okay. Ah, sì? Ah, no, ma... Sì, sì, è molto conosciuto, ah, anche... Cioè, comunque per... si vede che è bravo. È un mostro, zio, non è sì, che è bravo, sì, fra. Sì, sì, ha voglia. Voglia, però con 60 di ping scommettete che farebbe la metà delle cose? Vi fidate? Ma è così, sì, ma è normale, zii. Lo dicono tutti, lo dice Tompi, lo dice Xela, lo dice Ciris. E poi se lo dice Ciris, mi raccomando, raga, lasciate like perché voglio farlo vedere a Tompi e farlo rosicare tantissimo. Ok, vai, vai, vabbè, vabbè. In tutto questo 18 kill, va bene, va bene, va bene. Comunque, va bene. Ma dove? Non l'abbiamo vista, non l'ha fatta vedere tutte, è impossibile, zii. Ma questo? Sì, però su 18 kill. Siamo stati più tempo a lamentarci di quanto... Sì, no, però io mi va il sangue al cervello. E per fortuna non c'ho la mazza. C'aveva ragione Ciris, spaccava il PC. Spaccava il PC. Avevo detto, fra, io spaccavi tutto. Spaccavi oggi. Spacco tutto. Guarda, che se avessi avuto la mazza, regà, il titolo del video sarebbe stato diverso. Player più connessionato del mondo, spacco il PC. Punto. Io spero gli esploda il modem. Io spero che durante magari la finale di qualche torneo gli esploda il modem. Così se... No. No. Così, dei cattivi. Giusto. No. Se dice... Se dice... Sela, tu sei uno dei player più veloce che conosca. E naturalmente te ne intendi di queste cose. Cioè, fra, cioè, spiega, cioè, nel senso, quando mette le cose, tu l'hai visto quando, per esempio, le metto io, ci mette tipo un secondo a piazzare. Lui è istante, fra. Cioè, è proprio istantaneo. Il punto è che la gente che ha così tanto poco di ping non punta a fare il free beat per essere veloce, ma punta a essere forte, perché ovviamente può farlo. Ad essere forte e punta ad essere concreto, giustamente, fra, può farlo, cioè, può essere concreto. Per i soldi, perché comunque può farlo. Sì, sì. Uno più uno. E poi guardate un attimo il monitor. Guardate il monitor, regà. 360, però. Minchia, ha beato lui. Io ho 2,40, non mi posso lamentare, però 3,60, zio, ma guardate che spettacolo. Ma ovviamente è molto concreto, perché qualsiasi cosa metti... Guarda l'istante, fra, è come se giocassi, non lo so, da, in casa tua. No, fra, no, 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 è possibile, fra. No, 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 è forti, cioè è un mostro, è allucinante. Però, fra, zero, questo è meno 100, no, meno 10 de ping. No, meno 10, sì, sì, sì. No, non ha senso, raga, non ha senso. Raga, io gli lascio like dopo che l'ho insultato così tanto tempo. Vado lui, fra, io gli commento, pezzo di merda. Con... No, sto scherzando. Il video finisce. Lasciate like perché volevo vedere a Tom.